nasce da una provocazione che mi è stata lanciata dopo il mio terzo libro, che poi era il primo romanzo, perché i miei primi due libri erano autobiografici. Per il mio terzo libro ho proposto il romanzo, ho detto posso provare a scrivere un romanzo, la risposta è stata prova, ho provato, ho scritto il mio primo romanzo, che era un romanzo erotico comico, sempre declinato in commedia, la mia vita è declinata in commedia, quindi anche quello che faccio. E dopo quello avevo una mezza idea, che peraltro è andato molto bene, avevo una mezza idea di continuare quelle storie. Se non che mi è stata lanciata una sfida alla quale io ho subito detto no, e con la testa dicevo di sì, che era, ma perché non provi con il giallo? E ho detto, ma figuratevi il giallo, ma quando mai il giallo, intanto il giallo entrava nel cervello, oltretutto piacendomi molto, ho detto, ma perché no il giallo? Proviamo. E mi sono dedicata senza alcun freno e senza alcun pudore all'invenzione di questa storia, che naturalmente quando gli ho detto no, no, ma cosa vi viene in mente? Credevo un 20% a quel no, poi il tardo è entrato e non se n'è andato più, e quindi ho detto va bene, proviamo. Nasce tutto, devo essere sincera, lo devo far vedere perché giuro che buona parte dell'ispirazione nasce da qui, nasce da qua, da questo che è il mio telefono, che è un Nokia 3310 a manovella. Io ho questo telefono e tutti mi dicono sempre, tu hai il telefono dei narcotrafficanti perché non è intercettabile. E questa è una storia di narcotrafficanti che non vengono intercettati. Dire che tutto nasce da qui è un po' esagerato, come tutto questo libro, ma un po' vero, nel senso che io ho cominciato a scrivere la mia storia con un morto subito, tanto per non farci mancare niente, per entrare subito nel clima. Un morto che poveretto non c'entra proprio niente ed è un buon motore di tutto. E poi mi sono incominciata a spostare in Messico per fantasia, non è che ci volesse, cioè ho lasciato assolutamente a briglio sciolta la fantasia e mi sono spostata in quella terra dove questi telefoni imperversano, e io me ne intendo molto di questi telefoni, ho fatto in modo di intendermene anche di quella terra, scandagliando il più possibile quella realtà, per scelta anche folcloristica mi sono spostata in Messico, ma la mia storia è andata in Messico, poi si svolge a Marsiglia, si svolge in Cina, si svolge a Roma, si svolge in tanti posti, in alcuni di questi posti non solo ci sono stata e li conosco molto bene, anche proprio molti luoghi di cui io parlo c'è assolutamente traccia, esistono. Perché? Perché mi piace molto quando leggo i libri riscontrare qualcosa, ma io questa roba la conosco, questa cosa mi è capitata, questo oggetto ce l'ho in casa. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto trovare nei libri che leggo e che metto sempre nei libri che scrivo, perché penso che ci sia una comunicazione poi non detta fra tutti noi che conosciamo certe cose e possiamo toccarle con mano e dire ah, ma allora sono anche qua, sono... E non c'è dubbio che alla fine i conti debbano tornare, per cui puoi essere molto fantasioso ma mai arbitrario, cosa che infatti ho cercato di non essere e credi di non essere stata, nel senso che puoi inventarti quello che ti pare purché alla fine tu la storia, i conti tornino, come dicevo prima, tutto abbia un senso e le regole del giallo siano rispettate. Uno che legge abitualmente gialli non dica sì, vabbè, però questa è la classica, quella che si dice spesso quando si parla di sceneggiature, volontà d'autore, cioè hai bisogno di un escamotage, butti in una cosa. Ecco, tutto questo io ho cercato di stare alla larga da qualunque tipo di trucchetto, anzi penso di non avere ceduto ai trucchetti. Sicuramente ho spaziato con la fantasia, questo non c'è dubbio, ma questa storia lo chiedeva. Io oltretutto, questo era successo anche negli altri libri, io sicuramente sono una persona che ha una scrittura abbastanza spudorata, non solo per i termini che uso, per il linguaggio che io adopero, ma perché non mi do limiti. Non mi do limiti, come dice Iannacci nella sua bellissima canzone. Iannacci per me è un guru e lo è sempre stato. C'è una sua canzone che dice l'importante è esagerare. Ecco, io penso che è un po' il mio modo di vivere la vita, l'importante è esagerare. Questo non vuol dire essere arbitrari, vuol dire non fermarsi. Cioè, quando arrivi in quel racconto, spingiti oltre, basta che tu sia credibile. Il luogo dove tu
quando leggiamo una storia, è la credibilità di quella storia. Faccio un esempio, ovviamente non sto paragonando minimamente il mio libro a questo perché parlo di cinema, ma pensiamo a un personaggio come Almodovar. Almodovar è un immenso regista che racconta storie per lo più incredibili, assurde, con personaggi spesso originalissimi, che magari non proprio tutti noi abbiamo incontrato nella nostra vita, ma noi entriamo in quei film e ci crediamo a quello che stiamo vedendo, usciamo che abbiamo creduto a quella storia. Quella storia era eccessiva, quella storia raccontava personaggi eccessivi, però noi ci siamo stati dentro anche comodi. Perché? Perché c'è credibilità in tutto questo. Allora, quello che io ho inseguito e spero di aver raggiunto con questo libro è una credibilità nell'esagerazione. Non mi sono, non mi sono limitata perché non c'è motivo di limitarsi, perché quando puoi inventare vai dove vuoi. Il libro, la scrittura è quel mezzo che ti concede veramente tutto, purché tu sia molto rigoroso, anche nella pazzia, molto rigoroso.